Dal prossimo 14 luglio la sala con opere del Pollaiolo e quella di Botticelli della Galleria degli Uffizi di Firenze non saranno più accessibili ai visitatori. Il provvedimento si rende necessario per consentire l'avanzamento del cantiere Nuovi Uffizi che, accanto agli adeguamenti impiantistici, prevede una revisione della logistica degli ambienti in vista di un cambiamento nell'esposizione delle opere. I dipinti più celebri di Botticelli saranno collocati nella sala 41 della Galleria, dove in passato stavano le monumentali tele di Rubens. La sala è stata restaurata e adeguata negli impianti agli standard museali correnti grazie a una cospicua donazione della fondazione no profit Friends of Florence. Il trasloco delle opere comincerà la notte di domenica 5 luglio con lo spostamento dei dipinti meno conosciuti da visitatori e si concluderà la notte di lunedì 13. Nella settimana fra le due date, le opere di Botticelli più famose rimarranno comunque sempre visibili nella loro sala, fino alla riapertura della sala di Botticelli riallestita, che si prevede entro la primavera del 2016. Nella sala 41 sarà dunque temporaneamente esposta un'antologia scelta di creazioni botticelliane, fino alla riapertura della sala di Botticelli riallestita, che si prevede avverrà entro la primavera del 2016. Nella sala 41 sarà dunque temporaneamente esposta un'antologia scelta di creazioni botticelliane.